quindi tempi certi, invece rimane solo la sospensione della prescrizione, sostanzialmente c'è il processo a vita. Io ho visto che l'Unione Camere Penali ha lanciato un referendum per fermare questa follia, noi ci saremo, la Lega ci sarà, perché molte imprese non vengono in Italia perché c'è l'incertezza del diritto, ma pensate che in queste ore natalizie ci sono migliaia di automobilisti che in Abruzzo stanno ore e ore in macchina perché un giudice di Avellino, con tutto rispetto per i giudici di Avellino, ha sequestrato chilometri di autostrade in Abruzzo. Ditemi voi chi può venire a investire in un paese dove un giudice si alza e ferma l'Ilva, dove un altro si alza e blocca un'autostrada e poi se uno sbaglia non paga. Quindi la riforma della giustizia, conto che nel 2020 sia realtà. Ma se Lucia Borgonzoni vincesse o vinca, diciamolo così, non vincesse le elezioni, cosa dovrebbe accadere a livello nazionale? Non so, un voto degli emiliani e dei romagnoli per gli emiliani e i romagnoli, un voto di legittima difesa per tagliare burocrazia, le piccole imprese, gli artigiani sono esclusi dai bandi pubblici, regionali, europei, c'è insicurezza crescente, stando alle statistiche, non solo alle statistiche, ci sono ritardi nei contributi alle aziende, penso alle aziende agricole, alle famiglie, c'è complicazione, c'è una ricostruzione che in alcuni comuni aspetta ancora di non solo di terminare ma di cominciare, quindi c'è da fare e io sono contento perché il 26 gennaio dopo 50 anni c'è la possibilità di cambiare, vera, seria, concreta, portata di mano, e non capita tutte le volte. Ed infine, onorevole Lucia Borgonzoni pone al centro della sua iniziativa elettorale il tema della salute, della sanità. Qualche giorno fa un candidato che corre per Bonaccini ha detto che è tutto da rifare, come avrebbe detto quel grande campione di ciclismo. Ma innanzitutto vanno ringraziati quei medici, quegli infermieri, quei volontari che fanno andare avanti la macchina della sanità in Romagna e in Emilia, nonostante le incompetenze della politica che ha chiuso reparti, ha chiuso punti nascita, non è stata in grado di assumere medici e infermieri. Quindi si può far meglio, senza lodarsi, perché la mia nonna mi diceva che chi si loda si imbroda, però dove governa la Lega, penso a regione vicina all'Emilia Romagna, arrivano in tantissimi da tutto il resto d'Italia e da tutto il resto d'Europa a farsi curare invece di scappare. Quindi anche i romagnoli, anche gli emiliani possono sperare in qualcosa di meglio.